eccoci qui, siamo sempre ad EICMA 2018 e al mio fianco c'è una bellissima donna, perché non è solo giornalista e conduttrice, ma è anche volto sport Mediaset, Giorgia Rossi. Ciao Giorgia. Ciao Flora, che bello essere qui, il mondo delle moto, il profumo delle moto praticamente ovunque a EICMA 2018. Hai visto anche le nostre spalle, non so se si può notare, c'è una piccolissima moto. È una chicca questa, una chicchetta di una delle case, la casa per eccellenza delle moto, MV Augusta. Allora, a proposito di belle donne, secondo te perché ce ne una donna, ce ne sono tante, beh sì, un po' anche un pochino per attirare un pochino gente. Senti, ma secondo te qual è un motivo per cui una donna dovrebbe venire a visitare EICMA? Per accompagnare e stare un po' con i propri mariti, di fatto. Questo è il primo motivo, tant'è che appunto c'è il venerdì gratuito per tutte le donne, questa era la finalità quando fu deciso, addirittura mi raccontavano 30 anni fa, quindi veramente straordinario. Voi mogli che non li vedete mai i vostri mariti perché vanno al lavoro appassionati di moto e sono in tantissimi, seguiteli e poi magari potreste appassionarvi anche voi. Questo può essere, diciamo, un po' un punto, un trade union fra calcio e moto, perché anche il calcio un po' divide, no? I mariti dalle mogli, è un po' come le moto. Beh, è il contrario. Con te giocano in casa, con te sei tu che vuoi vedere, secondo me, le partite e lui non vuole. No, mio compagno fortunatamente fa lo stesso lavoro e ha la stessa passione per il calcio e per le moto. Quindi ci vai in moto? Non ci vado perché lui ha avuto un piccolo problemino alla schiena che non gli permette di guidare il moto, però diciamo che seguiamo. Però generalmente ci vai. E mi fa una testa così dalla mattina alla sera, tutte moto, solo moto, e quindi diciamo che ormai ne capisco anch'io. Senti, ma se dovessi scegliere una moto, un prototipo di moto che ti piace particolarmente, quali possono essere? Idealmente classica, con alcuni richiami vintage, elegante ma al contempo funzionale, con un motore che, insomma, se salgo in moto e prendo una moto deve andare anche molto bene. E quindi, a proposito di donne, tra l'altro ricordiamo che domani c'è la giornata gratis per le donne, quindi possono venire gratuitamente. Altra cosa, tra calcio e moto, se dovessi scegliere. Vabbè ragazzi, non me la potete fare questa domanda. Eravamo d'accordo che qui avresti risposto, ma no. Moto, ma che scherziamo! Vedi quant'è spontanea questa ragazza. Bugiarda, porca miseria. Lo so, però avevi detto che avresti mentito spudoratamente. Vabbè, non so capace. Hai già fatto un giretto? Fatto. Lo rifaccio? Lo rifacciamo? Senti, ultima domanda, perché ti conosco in quanto amiche. So che ti piace la bici. Ma quella classica o magari ci mettiamo un aiutino tipo la pedalata assistita? Io ci metterei una pedalata assistita perché sono un po' pigrona, sai, non è che tutte le mattine per andare al lavoro, già devo andare al lavoro e quindi lavorare, quindi prima voglio andare un po' più comodina, quindi ho deciso di prendermi una bella bici elettrica che mi aiuta, mi dà una mano. Allora, a questo punto io direi di andare a fare una passeggiata a piedi, proprio per scegliere un po' le due ruote che più ti appartengono. Ci stai? Mi cambio le scarpe, metto scarpe a ginnastica. E andiamo? Andiamo, dai. Vai, ciao ragazzi, EICMA 2018, Giorgia Rossi. Non mancate. Andiamo.